Essere anziani oggi è una condizione assai diffusa, per molti coincide con un'esistenza ancora socialmente attiva e caratterizzata da elevata mobilità, da consumi relativamente cospicui e da piena integrazione sociale e relazionale. Così che a Rocca Piemonte nasce il progetto Invecchiare Bene. Noi siamo anche attenti agli anziani perché insomma anche noi ci abbiamo, a noi intendo io, ci abbiamo verso questa fascia, ci siamo in questa fascia, quindi per gli anziani attualmente è in corso un progetto che per la, diciamo, per la vecchiaia attiva che si sta svolgendo per il momento presso l'oratorio di Santa Maria delle Grazie di Casali e poi si trasferirà anche nel centro sociale che è praticamente riaprirà brevissimo perché è stato oggetto di lavori conseguenti all'esondazione, all'allagamento che è seguito all'esondazione della Solofran di un paio di anni fa, quindi è stato rimesso a posto e riprenderà anche la sua attività anche con l'impegno degli anziani. Sempre per gli anziani hanno già fatto i 15 giorni alle terme a Contursi. Quindi questo rientra sempre nel progetto, diciamo, invecchiare bene. No? Perché è importante. Sì, esattamente. E a fine settembre inizia il soggiorno climatico che da qualche anno noi stiamo proponendo agli anziani, quest'anno ancora sarà la scelta. Mi dispiace solo che sono 35 i posti disponibili e abbiamo avuto ben 60 domande. Non so se riusciremo, in base anche alla recettività della struttura, di poter accontentare anche queste altre persone.